Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù lasciò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si accostarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo, il seme buono sono i figli del regno, la zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura rappresenta la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi intenda. Signore, oggi ci regala ancora una volta, in mezzo dell'estate, la possibilità di avere orecchi per intendere, perché nella casa dove si riunisce questa che è la Chiesa, che è la comunità cristiana, noi abbiamo la possibilità di avere aperti gli orecchi per ascoltare come un discepolo. Dice: gli orecchi mi hai aperto perché io possa ascoltare e obbedire. C'è anche qui la storia del popolo di Israele, una storia fatta di tradimenti, un'elezione e dei tradimenti. Elezione a essere figli del regno, a essere grano, un frutto perché il mondo possa, le nazioni possano conoscere Dio, possano gustare Dio attraverso il popolo, e i tradimenti, che è la zizzania, che è questo seme malvagio, il cosiddetto lolium temelentium, la cui farina ha un effetto tossico, velenoso. E questo seme cattivo è stato seminato da un nemico durante la notte, mentre tutti dormivano, mentre il popolo piano piano si allontanava da Dio per servire altri dei, per prostituirsi, mentre tu ed io dormivamo, mentre hai abbassato la guardia, cominci ad avere un piccolo giudizio, un piccolo pensiero che ti viene, che accogli e cresce fino a farti giudicare profondamente l'altro e ucciderlo nel tuo cuore. Cominci a guardare quella ragazza, o magari in ufficio quella donna sposata, cominci a parlarci, ci prendi un caffè, poi cominci a averci più intimità, eccetera, e poi ti trovi là preso nel laccio. La zizzania già ti sta soffocando, come i pensieri di orgoglio, di superbia, per cui io capisco meglio, io farei meglio, e questo poi dopo ti porta a guardare l'altro come un nemico, che ti contesta e compete con te. Cominci a pesare tutte le parole, e lo guardi male e non lo puoi amare. Questa è tutta la zizzania che cresce intorno al grano, perché siamo figli del regno, abbiamo una primogenitura come Israele, siamo il nuovo Israele, il Signore ci ha scelto, ha seminato in noi la parola buona, ha dato la sua vita, e sta dentro di noi, certamente, però intorno c'è questa zizzania. Allora, come fare con la zizzania? La chiave di questa parola è non sradicare la zizzania. Aspetta che si possa vedere, perché all'inizio la zizzania, questa erba, era molto simile al grano, per cui se tu all'inizio cominci a tagliare lì, butti via anche il grano, butti via anche l'elezione, butti via anche la primogenitura. La tentazione profonda del demonio che ti seduce anche attraverso questo pensiero di dover estirpare al più presto la zizzania. Cioè il male ti seduce per farsi tagliare e provocare così un male peggiore. Cioè la zizzania è stata seminata dal demonio per indurmi a dubitare dell'amore e della fedeltà di Dio alle sue promesse, della sua pazienza piena di misericordia. È il demonio che dice: taglia, taglia, taglia la zizzania. Prima ti fa peccare, prima semina il seme malvagio e poi dice: no, adesso tagliami, tagliami, tagliami subito. Ti seduce così. E poi tagli anche il grano, tagli anche quanto di buono c'è nella tua vita. Questo lo facciamo tante volte con noi, no? Quando vedi che c'è un peccato, dopo tanto tempo che sei stato casto, cadi, dopo tanto tempo che stavi in pace con tua moglie, ti trovi a giudicarla, sei riuscito, no, un pochino a essere costante, e poi ti trovi un'altra volta mezzo depresso lì e ti giudichi. E in qualche modo ti uccidi, ti sradichi da te stesso. Prima del tempo non lasci che siano gli angeli, cioè gli apostoli della Chiesa, a sradicare a suo tempo e a gettare nel fuoco la zizzania. Sei tu che ti butti nel fuoco, sei tu che non vuoi più guardarti in faccia, che ti disprezzi. Ma disprezzando te stesso disprezzi anche il grano, no, che c'è in te. Cioè, perché cominci a dire: no, io non valgo niente, io non servo, io non... E questo
ti fa fare la stessa cosa nei confronti dell'altro, nei confronti di tuo figlio, nei confronti spesso dei figli, che noi vorremmo lì stare lì a sradicare da loro, in loro, la zizzania, a sradicare il male. Non abbiamo nessuna pazienza. Come si può apprendere la pazienza di cui parla oggi il Signore? Perché parla di quello che lui ha fatto, che ha lasciato che la zizzania arrivasse a strozzarlo. Tutti quelli che stavano intorno alla croce, immagina lui, il grano buono, con tutti quelli che lo bestemmiavano, lo sputavano, lo frustavano, lo insultavano, quel ladrone malvagio, no? E lì, in mezzo a tutta quella zizzania, è apparso il grano buono, il frutto del grano, Gesù Cristo, che offriva la sua vita. E accanto a lui, l'altro grano buono, il buon ladrone che si converte, che grazie a Cristo ritrova in sé il grano buono che era stato soffocato dalla zizzania durante tutta la sua vita fatta di peccati. Ma Cristo non ha fatto niente. Zitto, buono, muto. Non ha detto, no, adesso li sradico, poteva fare così e dire, padre, distruggili tutti. E invece no, fino a che li uccidessero. Questo è quello che ha fatto con te e con me. Ha avuto pazienza, ha lasciato che la mia e la tua zizzania arrivassero ad ucciderlo, perché non uccidesse in noi il grano buono, la primogenitura, l'elezione, il seme buono della buona parola, il seme divino seminato in noi. Allora, come possiamo giungere a questa pazienza che non occulta la verità, ma è piena di misericordia, perché sa riscontrare in tutto il piano di Dio? La zizzania è molto legata all'esilio. A causa dei propri tradimenti, dei peccati, della idolatria, arriva Nabucodonosor e si prende Israele e distrugge Gerusalemme e soprattutto distrugge il Tempio, il luogo più santo, il centro della loro vita spirituale, il cuore della nazione di Israele, il luogo dell'incontro con Dio, il luogo del culto dove Israele cresceva come il grano scelto e amato da Dio, dove Israele poteva essere il grano in mezzo alla zizzania delle nazioni. Israele ha peccato e Nabucodonosor, con il suo esercito, li prende e li deporta a Babilonia, dove più folta e più forte è la zizzania. Israele, il buon grano, in mezzo alla zizzania. Senza più tempio, senza più sacerdoti, senza più culto, come potrà continuare ad essere grano Israele in mezzo a tutta quella zizzania? Come potrà crescere il grano in mezzo alla zizzania molto, ma molto più numerosa di lui? Ebbene, in questa situazione Dio dice, attraverso i profeti, la stessa cosa che dice oggi la parabola: andate in esilio, io verrò con voi. Andate lì e vivete, fatevi delle case, coltivatevi dei campi, voi state tranquilli, io verrò con voi. E di fatto la Shekinah divina cammina sopra come una nube il popolo di Israele che si allontana da Gerusalemme verso Babilonia. Ma, dicono i profeti, chi rimane a Gerusalemme, cioè chi lotta con la zizzania, chi vuole difendere con la propria ragione, con le proprie forze, la propria terra, la terra promessa, il segno dell'elezione, chi vorrà cioè difendere il proprio essere grano dalla zizzania e cercare di sradicare la zizzania che è cresciuta prepotente attorno a loro, dentro di loro, morirà. Sarà sterminato insieme alla zizzania, cioè Nabucodonosor e il suo esercito, che Dio comunque avrebbe distrutto. La vicenda del popolo di Israele ci insegna che mentre dormivamo facendo compromessi, cedendo alle tentazioni, è arrivata un'avanguardia di Nabucodonosor, del demonio, e ha seminato la zizzania. È cresciuta e ci ha conquistato, ci ha soffocato. E oggi abbiamo intorno a noi tantissima zizzania, nei confronti della quale ci troviamo impotenti, debolissimi. Non riusciamo a perdonare, non riusciamo a risolvere quella situazione con nostro figlio, sul lavoro non ne parliamo. Mormoriamo perché avremmo voluto fare le vacanze e non ci bastano i soldi e quindi non possiamo andare. I figli e i nipoti ci hanno lasciati da soli e con la nostra vecchiaia. Non riusciamo neanche a pregare. Sembra davvero che ci sia stato tolto il tempio, che ci sia stata tolta quell'intimità con il Signore. Ci sentiamo aridi, il cuore pieno di amarezza e nessuna consolazione. C'è davanti a noi l'esilio. Un tempo di esilio, un tempo di umiliazioni causate dalla zizzania che sembra soffocare il grano buono che è in noi, o che è il nostro figlio, o che è il nostro marito, in quel conoscente, in quel fratello. Allora qui possiamo resistere
cercare di sradicare questa zizzania, cercare di sfangarla da soli, rimanendo nelle nostre posizioni, oppure accettare le umiliazioni, oppure accettare l'esilio, cedere alla tentazione che ormai per noi, per nostro figlio, per chi ci è accanto, è praticamente quasi tutto perduto e bisogna tentare il tutto per tutto, con la violenza, con i ricorsi umani, con i psicologi, con la cultura, con la propria ragione, con i propri criteri, ribellandoci alle ingiustizie come Barabba, nell'illusione satanica che, tagliando violentemente, umanamente, la zizzania, possiamo salvare quel poco di grano che ancora rimane in noi e negli altri. Oppure credere alla predicazione della Chiesa, dei profeti, degli apostoli, che ci annunciano il servo di Yahweh, Cristo, accanto a Barabba, il grano buono accanto alla zizzania, la sapienza della croce accanto alla sapienza umana e carnale. Ascoltare, obbedire e andare in esilio, accettare il cammino dell'esilio, confidando nella promessa che Dio viene con noi, che Gesù Cristo scende nel nostro esilio per compiere la sua opera, proteggere il grano dalla zizzania, per sradicarla a suo tempo e noi possiamo dare il frutto per il quale siamo stati creati. Allora, la forma per convivere con la zizzania e crescere come grano buono, affinché si veda qual è la zizzania e qual è il grano buono, e bisogna aspettare molto, 70 anni è durato l'esilio, è accettare le conseguenze dei nostri peccati, accettare come Davide che hai peccato. Il profeta dice a Davide: tu hai peccato. Davide lo riconosce: ho peccato, sì. Allora non si allontanerà la spada dalla tua famiglia. Tuo figlio si ribellerà a te. Quello che tu hai fatto con Bezzabea di nascosto, tuo figlio lo farà davanti a tutti. E perché dice che Davide è un uomo secondo il cuore di Dio? Perché è un uomo che accetta di avere la zizzania accanto a lui. Credendo, cioè appoggiandosi alla promessa di Dio che avrebbe preservato la sua primogenitura, la sua regalità, il suo essere grano, in mezzo a tutta quella zizzania che il demonio aveva seminato nella sua vita e nel suo regno. Accetta l'umiliazione, accetta le conseguenze dei suoi peccati. Noi tante volte confondiamo, io confondo tante volte il perdono con lontana libera tutti, ma non è così. Io sono perdonato. Il grano che c'è in me Dio lo protegge con la misericordia, con l'amore, ma non toglie la zizzania, cioè non toglie le umiliazioni, le ferite. Allora la parte del popolo che accetta di andare in esilio è purificato. A Babilonia nascono le sinagoghe, nascono le piccole comunità, fedeli alla parola, e vanno all'essenziale, non hanno più il tempio, non hanno niente. In mezzo alla zizzania, lì in mezzo ai pagani, però proprio lì il cuore si purifica. Lì nasce il popolo degli Anawin, dei piccoli, dei poveri, dei deboli, del grano che resiste in virtù del potere di Dio in mezzo alla zizzania. Nell'esilio il grano resiste perché impara ad abbandonarsi a Dio solo. Il grano è purificato, è perdonato, arriva all'essenziale, che è la pietà, che è il rapporto intimo con il suo Dio, senza confidare nelle proprie forze, obbedendo alla sapienza divina e non alla sapienza mondana, abbandonando l'idolatria. In virtù dell'ascolto della parola predicata, studiata, approfondita nella sinagoga, cioè nella comunità che ha sostituito il Tempio. Ha circonciso il suo cuore, non è più un culto solo esteriore, con il cuore lontano da Dio e abbandonato agli idoli, ma un cuore purificato, puro, che ascolta la parola e la accoglie come l'unica fonte della sua vita, l'unica possibilità di essere grano e crescere in mezzo alla zizzania, sino a maturazione, il momento in cui la zizzania sarà rivelata proprio dalla fede adulta del popolo. E tutto questo accade grazie alla zizzania, perché la zizzania mostra quello che c'è nel mio cuore. Fratelli, abbiamo bisogno di accettare l'esilio, abbiamo bisogno di accettare la zizzania che ci spinge nell'esilio, dove, stretti nella nostra comunità cristiana, possiamo sperimentare la purificazione del nostro cuore attraverso l'ascolto assiduo della parola e l'accostarsi costante ai sacramenti. Allora lì posso circoncidere il mio cuore, posso chiedere perdono al Signore, posso umiliarmi, posso avere questo cuore contrito, che è l'unico che porta a compimento il grano dentro di me, che mi fa vivere come figlio del regno. Allora, crocifisso con Cristo, accettando cioè la debolezza, accettando le conseguenze dei miei peccati, allora lì appare il grano.
E nella comunità arrivano gli angeli, arrivano gli apostoli che tagliano la zizzania dal mio cuore, perché ormai appare il grano maturo, appare la vita divina in me. E così umile, amato, perdonato, riscattato, cresciuto cioè nella fede fino a dare frutto, posso vivere nel mondo pieno di zizzania. Sperimentando quello che dice il Salmo 9. Fino a quando? Fino a quando gli uomini ci scherniranno? Fino a quando la zizzania? L'empio dice: Dio non esiste, Dio non se ne cura. Egli pensa: Dio dimentica, nasconde il volto, non vede più nulla, lascia che la zizzania soffochi il grano. Ma poi il Salmo continua: eppure tu vedi l'affanno e il dolore, tutto tu guardi e prendi nelle tue mani. Come dice il Salmo 9, quando si agitava il mio cuore, nell'intimo mi tormentavo, io ero stolto e non capivo, stavo davanti a te come una bestia, ma io sono con te sempre. Anche quando la zizzania vorrebbe soffocarci, farci ricordare i nostri peccati, farci tornare al peccato, spingerci nella delusione di noi stessi e degli altri, tu mi hai preso per la mano destra. Ecco, noi siamo nella mano destra del Signore. Allora, coraggio, non rimaniamo come bestie mormorando, cercando di farci giustizia da noi, cercando di estirpare la zizzania. No, non è questo il cammino, non è questa la via. Dice il Salmo 37, non ti adirare con i malvagi. Non ti adirare con la zizzania. Stai in silenzio, abita la terra, abita la storia dove Dio ti mette, manifesta al Signore la tua via, confida in Lui e farà brillare la tua giustizia, cioè la giustificazione di Dio che farà brillare il tuo essere grano in mezzo alla zizzania, in mezzo al mondo. Cerca la gioia nel Signore, non guardare la zizzania, non fissare la zizzania, fissa me, fissa l'opera mia. Proprio quello che Dio ha portato a sperimentare il popolo nell'esilio a Babilonia. In mezzo alla zizzania si è dovuto fissare in Dio. Dio è Dio solo, Cristo è Cristo solo. Se questo io lo sperimento nella Chiesa, allora nel figlio, invece di essere attirato dalla zizzania, sedotto dalla zizzania, e cominciare a obbligarlo, a esigere da mio figlio che cambi, che sia un'altra persona, o a esigere da mio marito, perché esigo da me stesso, comincerò a vedere in mio figlio l'opera di Dio, e lo consolerò, e lo aiuterò. A vedere l'opera di Dio in lui. E lo condurrò a Cristo, perché se non c'è Cristo, se non appare Cristo, la zizzania si confonde. Che con la pazienza Dio ha il potere di convertire anche la zizzania in bene, come è accaduto ai fratelli di Giuseppe. Ha convertito il loro male, la loro zizzania che aveva soffocato Giuseppe, in un bene per loro. La zizzania ci aiuta e ci spinge tra le braccia di Cristo. Come la carestia ha spinto i fratelli di Giuseppe tra le braccia di Giuseppe che avevano tradito. I nostri peccati accettati e riconosciuti ci spingono tra le braccia dell'unico Salvatore, l'unico grano buono, nel quale anche noi siamo figli del regno, anche noi siamo grano buono. Buona giornata.